Angelo Zanai nel 1979 partiva come missionario da Piacenza per il Brasile. Ha lavorato molto nella Caritas, nelle missioni piacentine. Oggi con la sua famiglia, lui si è sposato, vive a Recife, ha due figli. È impegnato molto in una rete nazionale in Brasile per i cambiamenti climatici. Qual è questo impegno? È un impegno molto importante perché questo forum, Cambiamenti climatici e giustizia socioambientale, foca giustamente questo grande dramma che sta affettando l'umanità con criteri di giustizia e di difesa dell'ambiente. Una delle grandi preoccupazioni di questa rete, giustamente, è la difesa dei biomi, che sono sei in Brasile, Ecco, in soprattutto. Brasile questo problema come si avverte? È avvertito molto fortemente, solo che diciamo il governo e le autorità non sono così preoccupate con la difesa della natura, no? E questo mette in difficoltà, per esempio, vicino a Recife noi abbiamo la Mata Atlantica, che è un bioma, e stanno distruggendo quel poco che è rimasto della Mata Atlantica per fare una scuola, una grande scuola di sergenti, come si dice, sergenti dell'esercito, no? E sono problemi gravi, no? C'è una distruzione in corso della natura. I biomi in Brasile sono sei, dicevi. Sono sei: c'è l'Amazzonia, c'è la Caatinga, c'è il Cerrado, il Pantanal, il Pampa e la Mata Atlantica, Quindi è no? una grande ricchezza da preservare. È una grande ricchezza da preservare, ma tutti corrono il rischio di essere distrutti giustamente per il disboscamento, per la distruzione dei fiumi, ed è per quello anche che si lavora tanto per costruire i diritti della natura e i diritti dei fiumi, perché se non si rispetta né la natura né i fiumi, che sono esseri vivi, il problema è molto serio, no? Ecco, vamos che vamos, tu hai questo motto, che cosa significa? Vamos che vamos, è in portoghese, È un giusto? portoghese che vuol dire vamos che vamos, tradotto letteralmente vorrebbe dire andiamo che andiamo, ma di fatto il suo significato vuol dire andiamo avanti con coraggio, andiamo avanti con forza, con determinazione, per vedere se riusciamo a migliorare la situazione nostra e della gente. Ecco, cosa significa per te tornare in Italia? E per me è sempre importante venire a casa, è perché si fa un po' una relazione, no? Una relazione con l'ambiente italiano, e per essere partecipi delle due realtà, no? La realtà italiana e la realtà brasiliana.